Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nella nostra attesissima recensione di iPhone X. Uno smartphone che, come sapete, all'inizio mi aveva deluso per alcune scelte di Apple, ma che poi per fortuna ho deciso di provare. Dico per fortuna perché è stato un bene provarlo, perché mi sono ricreduto e non c'è nulla di male. Quindi vi spiego perché mi sono ricreduto all'interno della mia recensione completa di iPhone X. Intanto iPhone X è uno smartphone molto diverso rispetto ai precedenti iPhone. La più grande novità è infatti l'assenza del tasto Home. Ora, per chiudere le applicazioni è necessario eseguire uno swipe dal basso verso l'alto del dispositivo. Il multitasking invece si richiama con una gesture forse un po' meno intuitiva ma comunque veloce. Si scorre dal basso verso l'alto fermandosi a metà, oppure per velocizzare un po' le cose possiamo scorrere dal basso verso l'alto a metà e poi verso destra. Per chiudere le app bisognerà premere su una scheda e far comparire gli interruttori rossi. Solo a questo punto potremo chiudere le applicazioni trascinandole verso l'alto oppure premendo sempre sui pulsanti rossi. E Siri? Beh, Siri ora si richiama con una pressione prolungata di quello che chiameremo tasto laterale, ossia il vecchio tasto di accensione. Cambia anche la gesture per attivare il centro di controllo, dovremo infatti scorrere dall'alto verso il basso dall'orecchio destro di iPhone X, mentre seguendo la stessa azione dall'orecchio sinistro o dal centro comparirà il centro notifiche. Servirà quindi un po' per familiarizzare con il nuovo iPhone X, ma vi posso garantire che già dopo pochi giorni sarà difficile tornare indietro, perché l'assenza del tasto Home non si farà più sentire e le nuove gesture sono veramente molto comode. L'assenza del tasto Home si riflette però anche sullo sblocco del dispositivo, infatti niente tasto Home vuol dire niente Touch ID. E quindi come si sblocca iPhone X? Tramite il Face ID, una nuova soluzione decisamente più sicura e pratica rispetto a quelle viste fino ad oggi, che consente di sbloccare il telefono semplicemente riconoscendo il nostro volto. Il Face ID si è dimostrato affidabile nelle nostre prove sia di giorno che di notte, garantendo anche una buona velocità di sblocco. E poi un metodo di sblocco intelligente e in grado di adeguarsi alle piccole modifiche che potremo fare al nostro volto, ad esempio tagliarci i capelli, tagliare la barba, cambiare gli occhiali, indossare cappelli o sciarpe. In tutti questi casi iPhone X riuscirà comunque a riconoscerci. Basterà sollevare il dispositivo e dopo un istante potremo scorrere con il dito verso l'alto per accedere alla schermata home del telefono. Insomma, un po' come prima quando c'era lo slide to unlock, ma ora con il vantaggio di essere anche protetti. Il Face ID sostituisce il Touch ID anche nell'autorizzazione dei pagamenti con Apple Pay, ora richiamabile con una doppia pressione del tasto laterale, e in tutte le altre operazioni in cui era normalmente richiesta l'impronta digitale dell'utente, risultando ancora più pratico del veloce sensore di impronte. Il Face ID quindi funziona benissimo, però ha delle limitazioni. In particolare non sbloccherà il dispositivo quando il telefono non sarà in grado di riconoscere i nostri occhi, il nostro naso e la nostra bocca. Questo perché sono tre elementi necessari per l'autorizzazione allo sblocco o ai pagamenti con il dispositivo, e quindi ad esempio se indosserete degli occhiali polarizzati il riconoscimento non andrà a buon fine, oppure se indosserete una sciarpa che vi coprirà magari la bocca o anche il naso, anche in quel caso il riconoscimento non andrà a buon fine. Ma in tutti e veramente tutti gli altri casi il Face ID è una soluzione praticissima e forse anche più veloce nell'uso quotidiano rispetto al Touch ID. Oltre alla rimozione del tasto Home, l'altra grande novità di iPhone X è sicuramente l'introduzione del primo display OLED su di un iPhone. Ci troviamo dinanzi ad uno schermo Super Retina HD da 5.8 pollici di diagonale e con una risoluzione di 2436x1125. La densità di pixel è pari a 458 ppi. Lo schermo occupa praticamente tutta la superficie frontale del telefono, se si esclude la piccola rientranza nella parte superiore, necessaria per ospitare la capsula auricolare e tutti i sensori del Face ID. iPhone X offre quindi uno schermo con diagonale maggiore rispetto a quella di iPhone 8 Plus, in una scocca di dimensioni decisamente più compatte. Questo schermo supporta inoltre l'HDR, la tecnologia True Tone Display, quest'ultima in grado di adeguare dinamicamente il bilanciamento del bianco in base al calore della luce esterna. Buona la luminosità e ottima la riproduzione dei colori, incredibilmente fedeli per un pannello OLED e vicinissimi agli standard raggiunti con gli IPS dei precedenti iPhone. Viene inoltre riproposta la tecnologia 3D Touch, che ci consente di aprire menu contestuali o scorciatoie tramite il rilevamento di diversi livelli di pressione. Ci troviamo quindi senza dubbio dinanzi ad uno dei migliori pannelli OLED ad oggi montati su uno smartphone, se non proprio dinanzi al migliore.
Ma parliamo di prestazioni. iPhone X è alimentato dal processore A11 Bionic, lo stesso chip che abbiamo già visto e testato a lungo su iPhone 8 e su iPhone 8 Plus. Si tratta di un processore estremamente ottimizzato e potente, ovviamente, in grado di offrire le migliori prestazioni in ambito smartphone. Oltre a garantire un'ottima potenza che rende quindi iPhone X sempre fluido e reattivo, il processore A11 Bionic ha anche un'ottima gestione delle temperature, infatti iPhone X scalda davvero pochissimo, anche durante l'utilizzo più intenso. Per quanto riguarda la RAM, anche se Apple non la dichiara ufficialmente, questa è da 3 GB e garantisce un'ottima gestione dei processi in background, complice anche un iOS 11 particolarmente ottimizzato. Esattamente come iPhone 7 e come iPhone 8, anche iPhone X ha ben due speaker per un audio stereo. Uno è posto nella parte inferiore del dispositivo, l'altro è in realtà la capsula auricolare che funge anche da secondo speaker. La qualità audio è veramente molto buona, tra le migliori su un top di gamma, e anche il volume massimo è davvero elevato. Ovviamente poi manca il connettore jack, esattamente come su iPhone 7 e su iPhone 8, ma questa è una mancanza con cui ormai siamo abituati a convivere e che si risolve facilmente utilizzando una cuffia Bluetooth o semplicemente ricorrendo all'adattatore Lightning jack che troviamo in confezione con iPhone X. Quest'anno Apple ha migliorato anche la connettività dei suoi smartphone e iPhone X non fa eccezione, infatti troviamo il Wi-Fi Dual Band, l'LTE singola SIM Gigabit e abbiamo anche il Bluetooth 5.0 che migliora il range di connessione e la qualità della connessione con gli altri accessori Bluetooth. C'è poi anche l'NFC che viene utilizzato per Apple Pay, ma non solo, perché adesso con iOS 11 l'NFC è utile anche in fase di configurazione di nuovi device o per abbinare alcuni accessori come l'Apple Watch. Durante i miei test non ho avuto problemi di ricezione con iPhone X e anche la qualità in chiamata è stata sempre molto molto buona, sia dalla capsula auricolare sia in viva voce. Ma parliamo ora di foto e di video, quindi parliamo della fotocamera di iPhone X. Questo smartphone utilizza due fotocamere posteriori da 12 megapixel. Una è una lente grandangolare con apertura f1.8, mentre l'altra è un teleobiettivo 2x con un'apertura pari ad f2.4. Per la prima volta su un iPhone, poi, entrambe queste lenti godono di stabilizzazione ottica e questo cambia davvero tanto le cose. Non solo quando utilizzeremo lo zoom ottico fino a 2x, ma anche ad ingrandimenti più importanti, possibili fino a 10x. Per il resto la fotocamera posteriore di iPhone X non differisce molto da quella già ottima di iPhone 8 Plus ed è quindi possibile scattare ottime foto di giorno e gli scatti di notte appaiono nitidi e con un rumore praticamente assente. Ci sono poi tutte le funzioni di portrait lighting che abbiamo già visto su iPhone 8 Plus che, pur essendo ancora in beta, fanno già vedere risultati molto interessanti. A differenza di iPhone 8 Plus però, iPhone X consente anche di scattare dei selfie con la funzione portrait lighting grazie alla tecnologia True Depth della fotocamera anteriore, che è da 7 megapixel. Parlando dei video, questi possono essere acquisiti fino alla risoluzione 4K a 60 fps o in 1080p a 240 fps, con un dettaglio altissimo e una qualità generale impareggiabile da parte della concorrenza. E poi ci sono loro, le simpaticissime animoji, delle emoji animate. Infatti iPhone X è in grado di acquisire i nostri movimenti facciali e di animare queste 12 emoticons che troviamo all'interno dell'app Messaggi e che potremo quindi inviare ai nostri amici. Potremo anche realizzare dei divertenti video da 10 secondi con la nostra voce, che potremo poi anche scegliere di condividere all'esterno di iMessage. Insomma, una trovata veramente simpatica, speriamo vengano presto introdotte nuove animoji, perché una volta che le avrete provate non riuscirete più a farne a meno. Le tecnologie avanzate della fotocamera e del processore A11 Bionic consentono inoltre ad iPhone X di regalare un'esperienza di realtà aumentata ancora migliore rispetto al passato. Il panorama di applicazioni AR si è decisamente ampliato in questi mesi e infatti ora sono tantissime le applicazioni che supportano il framework ARKit di Apple, che consente di ottenere risultati finali davvero interessanti, in particolare su iPhone X, che amplifica ulteriormente l'esperienza grazie al suo schermo assolutamente immersivo. All'interno di iPhone X troviamo una doppia batteria per un totale di 2716 mAh che garantisce delle ottime prestazioni finali. In sostanza, all'interno di questo smartphone troviamo una batteria ancora più grande rispetto a quella che troviamo nel decisamente meno compatto iPhone 8 Plus e questo è un risultato interessantissimo, non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista concreto. Nei miei test sono riuscito sempre a chiudere la giornata di utilizzo standard con un 10-20% di batteria residua e, utilizzando un
po' meno il dispositivo, invece si riesce anche ad affacciarsi alla mattina seguente. Se poi questi risultati non vi dovessero bastare, potrete comunque attivare con relativa semplicità, direttamente dal centro di controllo di iOS 11, la modalità di risparmio energetico, che vi consentirà di prolungare ulteriormente la durata della vostra batteria. Ma arriviamo alle conclusioni. iPhone X è uno smartphone costosissimo, non serve che ve lo dica, si parte da 1189 euro per la versione da 64 giga e si sale fino a 1359 euro per la versione da 256 giga. È il top di gamma più costoso dell'anno, ma probabilmente anche il top di gamma che offre di più. Ovviamente non tutti abbiamo bisogno dell'innovazione che arriva con iPhone X, ma se volete il meglio, i prezzi sono questi. E il meglio per me in questo caso si traduce in uno schermo fantastico, probabilmente il miglior OLED in commercio, sicuramente nelle migliori prestazioni attualmente su uno smartphone offerte dal processore A11 Bionic, in una delle migliori fotocamere, va a gusti, per me potrebbe anche essere la migliore che abbiamo attualmente su un top di gamma, e non solo da un punto di vista delle foto ma anche e soprattutto dei video, e in un sistema innovativo come il Face ID, che è in grado veramente di cambiare le cose e di semplificare lo sblocco del dispositivo, ma non solo, anche l'autorizzazione dei download, il completamento dei campi di testo con le nostre password, i pagamenti con Apple Pay. Insomma, in questo smartphone c'è davvero tanta innovazione, senza dimenticare poi il software ancora più completo e sempre molto affidabile, e una batteria assolutamente interessantissima. Quindi, se andrete oltre lo scoglio economico, che è importante e importantissimo, secondo me vi porterete a casa lo smartphone più innovativo dell'anno. Certo, qualche compromesso non manca, ma è comunque un'ottima base di partenza su cui costruire i prossimi 10 anni di iPhone.